tutti voi, buonasera, bentrovati a questo appuntamento speciale con Elettroshock, una puntata particolare quella di questa sera. Parleremo di adolescenti, del loro rapporto con i genitori in particolare, ma anche con gli educatori. Una generazione cresciuta nella luce degli schermi e dei telefonini che a noi sembra tanto sbagliata, in realtà siamo stati proprio noi i primi ad illuminarli con quella luce. Questo è il senso delle parole di Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano e docente del Dipartimento di Psicologia all'Università Milano Bicocca. È proprio Matteo Lancini il protagonista di questa puntata, dopo essere stato il protagonista del webinar Adolescenti Navigati e Genitori Influencer, che è stato organizzato nell'ambito di Sapremo, progetto di educazione alla legalità e che promuove stili di vita sani, nato dalla collaborazione tra la Questura di Udine, il Dipartimento delle Dipendenze dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata Comune di Udine, Ufficio Scolastico Regionale, Confindustria Udine e Gruppo Danieli di Butrio. Una lunga conversazione, un lungo intervento, quello di Matteo Lancini, molto utile a chi già oggi ha a che fare con gli adolescenti, utile anche per chi avrà a che fare con loro un domani. Quando sono bambini, forse prima ancora che nascono, li esponiamo di fatto al protagonismo sui social, dalla foto della prima ecografia ai filmini che riguardano le recite all'asilo e poi a scuola. Siamo noi insomma i primi a sovraesporli e poi a un certo punto diciamo loro che tutto ciò a cui di fatto li abbiamo abituati non va più bene. Un trauma per i ragazzini quando sono tra la fine delle scuole medie e l'inizio delle superiori, ed è così che inizia lo spaesamento, c'è un po' di confusione. Allora dove cercano le risposte? Le cercano tra i loro amici, le cercano sul web. Insomma, noi genitori a un certo punto cominciamo a dir loro: no, non puoi stare così tanto con il telefono in mano, non puoi stare così tanto davanti al computer, senza renderci conto che magari quell'esempio siamo stati noi i primi a darlo. E allora vi lascio all'intervento di Matteo Lancini con tanti consigli utili e poi moltissimi esempi pratici nei quali molto probabilmente tanti di noi si riconosceranno. Vi lascio al suo intervento. Parto da questo aspetto che proverò a inquadrare. Lasciamo un attimo perdere, appunto, chiedo a tutti, no, sacche di disagio sociale, cioè come crescono gli adolescenti. Dimentichiamo, laddove sia possibile, un po' l'aspetto legato all'emergenza attuale, ma prima di questa emergenza, torniamo appunto all'inizio di quest'anno, dove erano cresciuti gli adolescenti? Chi erano? Ma soprattutto quali erano i 12 anni, cosa avevano attraversato nei 12-13 anni precedenti all'arrivo dei compiti evolutivi alla seconda nascita adolescenziale, no? Adolescenza è chiamata una seconda nascita, ti trovi a realizzare dei compiti evolutivi, ma è chiaro che porti in dotazione i miti affettivi, culturali, all'interno del quale appunto i ragazzi sono cresciuti. Allora, proviamo a partire, lo devo fare in maniera straordinariamente schematica, ma abbiamo appunto ampio spazio dopo almeno quanto il mio intervento per fare delle domande. Primo punto per provare a inquadrare gli adolescenti odierni. Partiamo dalla loro venuta al mondo, dai miti affettivi familiari. Primo aspetto centrale è questo. Anni addietro si cresceva in una famiglia, come sapete, che veniva definita tradizionale, normativa o del padre autoritario simbolico. Qualcuno se la ricorderà, era la famiglia certamente di mio nonno, ma parte anche la mia. Una famiglia in cui venivi al mondo, vi ricordo che si facevano allora più figli, di solito più presto, no? Secondo i dati, sia come padre che come madre, lo si diventava prima di oggi. Comunque venivi al mondo e la famiglia tradizionale normativa, quella che governava la crescita, ti guardava e diceva così: devi obbedire, finito l'intervento educativo. Al limite a quelli duri di comprendonio si aggiungeva prima il dovere e poi il piacere. Cioè era una famiglia, appunto, che governava la crescita sin dalle origini, facendoti capire che l'altro o l'oggetto nel nostro linguaggio era più importante del sé.
Questa famiglia tradizionale normativa ovviamente governava la crescita e aveva delle ricadute sul tuo modo di funzionare che poi si sarebbero viste anche in adolescenza. Questa famiglia tradizionale normativa, per moltissimi motivi, che ora non sto a elencare, ci sono diverse ipotesi, tutte secondo me valide, ma comunque entra in crisi e lascia spazio a quella che è la famiglia che ha governato in questi ultimi anni appunto la crescita dei bambini. Oggi si viene al mondo in una famiglia che viene definita più affettiva e relazionale appunto rispetto alla famiglia tradizionale normativa propria del passato. Perché? Ma perché? Sono tante questioni, c'è una riorganizzazione all'interno della famiglia, l'identità femminile, grazie a Dio, una delle più grandi conquiste degli ultimi decenni, non ha più nella maternità l'apice, ma si dà spazio ad altri aspetti di sé, si scopre che il bambino non è una tabula rasa, un soggetto, come lo chiamava Freud, sessuale, polimorfo, ma piuttosto un soggetto da lasciare esprimere, cambiano i miti affettivi, si scopre che riconoscerà addirittura la voce della madre che ha sentito nella situazione intrauterina, forse gli si va incontro molto precocemente. Io un po' provocatoriamente dico che la società del narcisismo non nasce con internet, ma nasce a meno 3 mesi e mezzo dalla nascita, quando durante la morfologica, la famosa visita, i genitori chiedono al bambino di girarsi a favore di ecografo e gli fanno scattare la prima fotografia. Non era certo pensabile una volta avere la prima foto di tuo figlio a meno 3 mesi e mezzo dalla nascita, o 4 mesi e mezzo, adesso la morfologica mi sembra venga più o meno alla 20ª settimana di gestazione, se non ricordo male, ma comunque quella è la prima foto che c'è adesso all'interno di alcuni album di famiglia. Cambia il modello educativo. Un conto era crescere dentro la famiglia appunto normativa, tradizionale, quella dove non ti sentivi adatto, e conto crescere una famiglia molto più espressiva, affettiva, quella che io nei miei testi, che ringrazio Moratti di aver citato, chiamo la famiglia della madre virtuale, che è quella che in questi anni presidia la crescita di tutti i bambini. Intanto che il papà, che è entrato in crisi, no? La crisi dell'autorità paterna, uno dei motivi appunto per cui è scomparsa la famiglia tradizionale, sono circa 40 anni che tutti cercano il padre in ogni dove, nei miti del passato e sotto il tavolo. Insomma, intanto che si cerca sto padre che non si è ancora capito che cosa deve fare, nel frattempo la mamma ovviamente ha governato la crescita dei bambini in quella che io appunto ho provato a definire una famiglia molto affettiva, o della madre virtuale, nel senso che, se ci pensate, una delle grandi novità è questa: la famiglia affettiva organizza separazioni molto precoci, pensate a straordinari asili, no? Gli asili nido, asili, le scuole materne, quelle delle alcune regioni italiane, come sapete, come l'Emilia Romagna, sono studiate in tutto il mondo, dove il figlio passa tanto tempo, quindi lontano dalla madre, per tanto tempo nella quotidianità. Sto parlando ovviamente prima della vicenda del coronavirus, adesso non lo dirò più, ma proviamo a collocarci lì dentro. Si passa tanto tempo distanti col corpo, ma molto vicini con la mente. La famiglia affettiva è una famiglia che organizza separazioni precoci, ma che mantiene un contatto con la mente, una presenza molto più, come dire, affettiva e empatica di quello che era la famiglia tradizionale normativa, dove appunto la mamma magari stava più in casa secondo i dati, ma non esitava a farti soffrire nel momento in cui non ti sottomettevi al dovere degli adulti, appunto quel modello educativo di una famiglia tradizionale normativa che ti faceva sentire sbagliato se utilizzavi troppe volte la parola io. Lo dico perché ad esempio c'è un romanzo, a mio avviso, molto bello di Michele Serra, che non ha avuto forse il successo che meritava perché è venuto subito dopo Gli Sdraiati, che si sa che quando fai un'opera che vende tantissimo, così nota, il romanzo dopo può anche deludere, invece è bellissimo, si chiama Ognuno potrebbe, e c'è una scena in cui il protagonista appunto è a tavola e, siccome dice 2 volte nella stessa cena la parola io, prende uno schiaffo alla seconda. L'io era bandito perché il bambino doveva sottomettersi al volere, ai voleri degli adulti di riferimento, che all'epoca avevano maggiori certezze, certamente di quelle odierne. Non parliamo solo della pandemia, ma già prima la società liquida, globale, l'epoca delle passioni tristi, insomma un'epoca certamente di grande incertezza. I bambini quindi crescono in una relazione a distanza, ma molto vicina emotivamente, ed è per questo che appunto si parla di una famiglia affettiva, relazionale, o appunto in alcuni casi di una famiglia della madre virtuale. Cosa vuol dire la madre virtuale? L'ho detto prima, la mamma cresce a distanza col, come dire, col corpo, ma sta molto vicina, e a un certo punto, la possiamo prendere così un po' per accelerare, in Italia arriva quello che all'epoca non si poteva certo chiamare telefonino, ma lo dovevamo chiamare telefonone. Pesava circa 2 kg, 2 kg e 100 kg, e l'avevano i grandi general manager internazionali. Qualcuno ricorderà che in un certo periodo in Italia c'erano 2 grandi status symbol, il cicalino che avevano i medici
e il telefonino 2,100 kg, appunto con una tracolla che era la pila, che aveva il general manager internazionale. Ma la madre virtuale dice: ma non è che questo strumento in qualche modo mi è utile per mantenermi in contatto in una società peraltro complessa, dove lavoriamo per scelta o per necessità entrambi i genitori, poi percepita come più pericolosa, e quindi piano piano, che piaccia o non piaccia, visto che poi parliamo di internet, il telefonino viene comprato, come sappiamo, regalato dalla mamma, ormai, secondo tutte le ricerche, nonostante appunto ci troveremo disperati in mille convegni a parlare di questa dipendenza da internet, ma come mai, tutti i dati ci dicono che in Italia negli ultimi anni non solo non si è, come dire, dilazionato nel tempo il regalo del telefonino, ma anzi è stato anticipato. E chi gliel'ha regalato? Il telefonino, la mamma. Praticamente potremmo dire, estremizzando, che il primo spacciatore di tecnologia è la mamma. Questo è importante perché noi studiamo, è già stato detto, io dirigo un master sulla prevenzione e il trattamento della dipendenza da internet in adolescenza, è appena partita la sesta edizione, però siccome si mette spesso assieme la dipendenza da internet dalle dipendenze da sostanza, ci sono tante similitudini ma anche differenze, una che non si deve mai dimenticare è che le ricerche ci dicono che ancora oggi, tranne in qualche famiglia fuori di testa o naif, in cui un genitore può dire al figlio facciamoci la prima canna assieme, che così capiamo di cosa si tratta, il consumo delle sostanze nasce all'interno del gruppo, mentre il consumo tecnologico, internet, nasce all'interno della relazione tra le più significative della vita, secondo molti, quella con tua madre. Il telefonino oggi il 90%, 99% anzi meglio dire per cento della popolazione nel proprio ingresso nella scuola secondaria di secondo grado ha il telefonino e gliel'ha regalato la mamma. Sì, uno può dirlo zio, il papà, il nonno, ma nessuno regala uno smartphone di ultima generazione se la mamma non è d'accordo. E quindi questo accade. Ma la mamma virtuale è in azione ben prima di regalare il telefonino. Faccio che questo esempio rapidissimo per capire di cosa tratta. Mettiamo di andare fuori, no? Fossimo andati fuori da un asilo un po' prima del coronavirus che ha complicato le questioni, ma alle 4 meno un quarto di oggi, che cos'è oggi? Giovedì, alle 4 meno un quarto fuori da un asilo milanese, faccio questo esempio, avreste trovato il 50% della popolazione composto da mamme, l'altro 50% composto da zie, nonne, tate e qualcuno o nonni che ritiravano il nipote. Mettiamo il nonno ritira il nipote e, ve lo dico, lo porta a fare, se si può, se le cose vanno bene, l'ho già detto, due attività. Perché se c'è un'altra novità del modello della famiglia appunto affettiva è che il bambino non deve stare da solo, non deve annoiarsi minimamente, quindi gli si organizzano un paio di attività pomeridiane che di solito sono un'attività sportiva, una musicale, ricreativa, se si può anche un bel laboratorio espressivo creativo del sabato pomeriggio e della domenica mattina. Quindi il nonno ritira il nipote e lo porta a fare queste attività e quindi uno può dire ma la mamma cosa c'entra? Non c'è, già il bambino ha passato tanto tempo con i suoi coetanei, amici all'asilo, alla scuola materna, l'ha preso il nonno che lo porta ad altri allenatori, educatori, musicisti, la mamma non c'è, no. Invece la mamma c'è, come appunto la mamma virtuale, alle 4 meno un quarto alza il telefono e dice al nonno, cioè a suo padre, state attuando il piano accademico alimentare che ho organizzato quest'anno per il accademico, anno accademico 2020-2021 per mio figlio e mia figlia, qualcuno va fuori dal seminario. E così tutti vanno in linea dritti, devono eseguire quello che dice la mamma virtuale. Qualcuno probabilmente che segue questo webinar mi conosce, sa sempre che faccio questo esempio perché non mi piace inventarne bugiardi per essere più originale, ma uno che ho visto fuori dall'asilo di mio figlio, ho visto un nonno un giorno cambiare programma per diversi motivi, cioè non portare il figlio della madre virtuale, cioè di sua figlia, all'attività sportiva prevista perché ha cambiato programma e l'ho visto licenziato in tronco, cioè non l'ho mai più visto fuori dall'asilo. La madre virtuale ha ovviamente dato una delega a un'altra madre virtuale in attesa di riselezionare del personale che facesse il piacere di comportarsi come voleva la mamma che governa a distanza grazie proprio allo smartphone o al telefonino con cui controlla tutti quanti. Iniziamo a vedere bambini in cui viene detto che devono non stare da soli, bambini che devono avere un'attività o due da fare e attività che di solito vengono scelte dal bambino stesso. Oggi nell'anticipazione delle esperienze, se una bambina si arrampica sul divano per due pomeriggi di fila per 3 minuti, ecco che bisogna iscriverla al corso di arrampicata immediatamente. Infatti, come sapete, voi siete in zona
l'arrampicata poteva essere, no, abbastanza vicino, praticata, ma sono nate palestre di arrampicata a Bologna, Roma, Milano, perché i bambini, se si arrampicano sul divano, è chiaro che vogliono fare l'arrampicata. In più c'è un'altra questione fondamentale: bisogna avere tantissimi amici. La solitudine è bandita dal processo di crescita attraverso queste attività, ma è inutile negare che i genitori odierni soffrono enormemente, io compreso tutti quanti, quando tuo figlio piccolissimo non è invitato a una festa. Oggi bisogna essere popolare, anzi scatta subito una festa di risocializzazione. Ai bambini è insegnato sin da subito che è importantissimo il valore dell'amicizia, che come vedremo oggi in adolescenza è diventato straordinario, lo è sempre stato, ma oggi ancora di più, nasce la società dei like e dei follower intorno ai 3-4 anni, quando appunto scuole materne, ancora prima delle scuole primarie, devi essere festeggiato, ci vuole una festa, e se qualcuno non viene invitato, poi non ne parliamo se accade nei primi 2 anni delle scuole primarie, è chiaro che bisogna riorganizzare una festa per risocializzare tuo figlio che in questo momento è solo e non ha amici. Guardate, la vicenda è talmente, come dire, anche qui posso fare qualche esempio, il valore dell'amicizia è talmente importante, viene, come dire, interiorizzato questo concetto dai bambini, perché ad esempio ai miei tempi, come si dice, forse qualcuno lo ricorderà, ti toccava frequentare i figli degli amici dei tuoi genitori. Io ricordo ancora oggi quando tuo padre ti guardava e diceva: oggi pomeriggio, stasera andiamo a mangiare da questi, e tu ti dovevi adattare e frequentare ovviamente quella bambina o quel bambino, perché erano i genitori che avevano gli amici, i bambini si adattavano. Oggi non funziona così. Se vostro figlio malauguratamente all'uscita dal primo anno della scuola primaria, 6 anni o 7, si ferma a chiacchierare con un bambino per 2 pomeriggi di fila per 15 secondi, la mamma dell'altro bambino tramite WhatsApp vi manderà un messaggio che dice: avete visto, punto esclamativo, balletto di gioia, bacio, smack, insomma tutte le emoticon che servono per far capire che c'è un entusiasmo smisurato. No, che cosa abbiamo visto? I nostri figli vanno troppo d'accordo. Da questo momento dobbiamo assolutamente organizzare il più presto possibile una tisana, un tè assieme, poi un pranzo, e se tutto va bene organizzeremo le vacanze insieme durante l'estate, anche una settimana. Cioè ai bambini è insegnato che il valore dell'amicizia è talmente importante che, questo è ovvio, molto evidente nelle metropoli, ma andando in giro a parlare di questi temi da 25 anni in Italia l'ho vista questa trasformazione in ogni dove, anche nei centri più piccoli. In poche parole, ti tocca frequentare degli adulti che non sopporti a volte, ma perché hanno scelto i bambini piccoli, fanno d'accordo i figli, e a volte ti fai pure una settimana di vacanza con gente che non avresti mai frequentato. Perché dico questo? Perché è molto importante, spero sia chiaro, ma lo ripeto, sto cercando di far vedere che cosa hanno visto quando hanno alzato gli occhi in questi 12 anni i bambini che poi un giorno diventeranno adolescenti, perché questo avrebbe, come dire, ci darebbe un po' ragione per comprendere come funzionano i ragazzi di oggi e di quali adulti hanno bisogno. Quindi devi scegliere tu l'attività, quindi essere espressivo, devi avere tanti amici, non devi stare mai da solo assolutamente, si può crescere a distanza e avere relazioni profonde, visto che la prima relazione virtuale ce l'hai con tua mamma, ma tutto questo poi avviene dove? Davanti a degli sguardi di adulti, no, davanti a delle telecamere. Il bambino che è stato fotografato appunto a meno 4 mesi e mezzo dalla nascita è solo all'inizio dell'universo delle riprese che lo riguarderanno. Che qui facciamo un esempio: mi è mai capitato di andare a una recita, a un asilo, mettiamo, di Natale? Io sono andato per lungo tempo per fare fotografie, ne ho una collezione al pubblico. Le educatrici hanno preparato, mettiamo, non senza fatica, una recita di Natale, impiegandoci un mesetto, in cui dovevano dare i tempi ai bambini, i ritmi giusti, quindi una fatica. Inizia la recita, ti aspetteresti un minimo di attenzione per il lavoro delle educatrici, ma chi se ne frega del lavoro degli altri oggi? E allora un po' di attenzione anche per i figli degli altri, una recita collettiva, ma oggi i figli degli altri non gliene frega niente a nessuno, anzi servono solo a socializzare i propri. È molto importante riprendere il proprio. Il 75, 80, 85, a seconda degli asili, comunque questi sono dati empirici, non scientifici, 80% della popolazione si alza su delle seggioline di 25 centimetri quadrati di bambini e, come degli acrobati, iniziano a scattare fotografie o addirittura dei video che dureranno un'ora, un'ora e mezza. Ho visto io, la cito sempre, una famosa nonna di 80 anni che tirava gomitate a destra e a sinistra con un iPad più grosso del televisore di casa mia per riprendere il nipote che a un certo punto sarebbe entrato in scena e avrebbe detto una parola: buongiorno, finita, però un'ora e mezza di ripresa.
Vabbè, ma come esagerato, si può dire, dottor Lancini, vuoi non riprendere il tuo nipotino quando fa la prima recita all'asilo? Sì, ma siamo solo all'inizio. Poi lo devi riprendere il primo giorno che fa il bagno al mare senza braccioli, quando fa la prima impresa sportiva, il primo viaggio, la prima partenza, il primo tutto. Insomma, 12 anni ti riprendono sempre. Poi un giorno, intorno ai 12 anni, in qualche conferenza si alzerà qualche adulto, docente, di solito genitore, che dice: ieri siamo andati in pizzeria. È successa una cosa stranissima, i nostri figli non parlano più tra di loro, anzi i nostri studenti, se è la scuola, la pizzata, tutti con sto schermo davanti agli occhi. Dottor Lancini, ma da dove gli è venuta questa fissa di stare davanti a sto schermo? Io pensavo fosse una battuta 15 anni fa quando me l'hanno fatto la prima volta, poi invece mi sono accorto che non era una battuta e che gli adulti non riescono a collegare che cosa significhi crescere tuo figlio o in generale una generazione, come se tutti i giorni fosse inquadrata, fosse il presidente degli Stati Uniti il giorno dell'elezione, e poi improvvisamente a 12 anni invece si dice che è troppo, esagerato, cioè quando lo iniziano a tenere in mano loro lo schermo e a farsi di loro i selfie o a giocare non va più bene, mentre prima quei 12 anni precedenti lo facevano gli adulti, non aveva conseguenze. E queste sono gli aspetti, come dire, secondo me fondanti. Ce n'è alcuni, a mio avviso, un po' più drammatici di questi. Il primo è che questa è una generazione cresciuta, e questo bisogna dirlo, immersa in un bagno di modelli di identificazione che bisogna ricordare sono numerosi. Chi oggi continua ad attribuire alcuni comportamenti o alcuni disastri delle nuove generazioni alla scuola, alla famiglia o ai docenti e ai genitori, non tiene conto del fatto che oggi la scuola e la famiglia hanno molti più competitors di quanto ne avessero nel passato. Anche qui qualche esempio: nel passato tu crescevi da bambino e avevi chi? Papà, mamma, un insegnante, qualche insegnante, qualche zio, cugini un po' di più e anche fratelli. E poi basta, sì, vabbè, come dico sempre, una mezz'oretta di cartone animato, ma contingentato. E in più fortemente in linea col contenuto depressivo che volevano che tu respirassi sin da piccolo i tuoi genitori. Dolce Remi, Heidi, Pippi Calzemire, cioè tutti orfani, come sapete. E oggi non è più così. Oggi abbiamo il marketing che, come sapete, non si rivolge più né alla casalinga né a mia nonna con la figurina della Miralanza, forse qualcuno lo ricorderà, ma si rivolge prima agli adolescenti ma ancora prima ai bambini. Si chiama baby marketing e sapete che parte dai 2 anni, sono dati non esagerati, dati veri, le aziende studiano che cosa vuol dire orientare i consumi a partire dai 2 anni. E cartoni animati, canali monotematici, oltre che su internet 24 ore al giorno, canali monotematici. Di solito governano una maialina antropomorfa che maltratta il padre e il fratello, manco fossero due poveri scemi, e una bambina che passa intere giornate e ha un rapporto del tutto equivoco con un orso. Quindi anche qui modelli importanti. Quando la gente dice che contano solo i disastri che farebbe Fortnite o qualche videogioco a 13 anni, deve fare anche delle ricerche serie su cosa vuole dire crescendo di 2 anni di cartoni animati che propongono modelli di questo tipo, perché qualche ricaduta ce l'ha anche quella. Ma queste sono cose forse più marginali. L'aspetto forse più preoccupante è questo. Non so se è preoccupante, comunque quello che hanno visto i ragazzi. Oggi si cresce in una società che viene definita pornografizzata. Noi lo riprendiamo da un autore americano che non intende proprio in questo modo, ma quello che secondo me è importante avere in mente è questo. Oggi il confine, e con questo si intende pornografizzazione della società, il confine tra ciò che è un'esperienza intima, privata, e un'esperienza pubblica, è diventato labilissimo. Mentre una volta era più chiaro, no? Una volta sapevi che l'esperienza più o meno te la vivevi nella tua camera da letto da solo con qualcuno, oppure al ristorante da solo o con chi eri a tavola, se c'erano gli altri, ma l'esperienza intima era una cosa privata e l'esperienza pubblica era un'esperienza di un altro tipo. Oggi questo confine è diventato labilissimo. Quindi quando si parla di pornografizzazione della società non si intende una questione legata solo ai famosi siti cosiddetti per adulti, che grazie a Dio frequentano più gli adulti dei ragazzi, anche se li frequentano anche i ragazzi, che aprono delle questioni sull'educazione affettiva e sessuale, come sapete, importantissima. Ma si parla del fatto, appunto, che la pornografizzazione riguarda tutto. Si parla di porn food, no? Gente al ristorante, sei lì con 2 o 3 persone o con qualcuno in 2, non è, arriva uno splendido originale piatto di spaghetti al pomodoro mai visti in Italia, bisogna riprenderli e inviarli a qualcuno, se no l'esperienza non ha senso. Posso andare avanti con gli esempi, ma li vedete tutti i giorni. Oggi si parla
come dire, qualsiasi politico che vuole essere eletto deve iniziare a raccontare dall'inizio della giornata cosa sta facendo e dove va, ma non solo nell'aspetto politico, anche se va andato alla sagra della salamella o dello gnocco fritto, per non parlare dei funerali, no? Un'esperienza collettiva, ma dove da sempre, almeno nelle epoche passate, si celebrava anche una sorta di intimità e di contatto individuale che dipendeva dal rapporto che avevi con chi era morto, anche in circostanze tragiche, magari un bambino, ma comunque in un silenzio assordante che qualcuno ricorderà, che accompagnava, no, la morte, l'uscita del feretro dalla chiesa. Oggi scatta l'applauso sempre, in qualsiasi modo, non solo quando è morto l'attore, quando chiunque, come se un po' serve a rimuovere il dolore, ma un po' serve a spettacolarizzare, appunto, no? All'idea che tu ci sei e devi dire la tua, non puoi stare ad assistere se non hai comunicato qualcosa. Non voglio entrare, come dire, in vicende che comprendo, spero sia chiaro, lo dico adesso, forse non l'ho detto abbastanza, ci siamo dentro tutti fino al collo, io per primo, però a me interessa provare a trasferire che cosa hanno visto appunto i bambini prima dell'arrivo dei compiti evolutivi dell'adolescenza. Pensate solo al fatto che appunto la morte di qualche personaggio famoso in questi giorni, è successo con Gigi Proietti, succede con Maradona, è celebrata sui canali social e i giornali sono, cioè ci sono due reazioni, no? C'è la reazione del coccodrillo, cioè di colui che una volta era esperto, e anzi, no, perché aveva seguito la carriera dell'attore, del musicista, dello sportivo e scriveva sui giornali, ma oggi conta relativamente, quel che conta sono le reazioni social che regolarmente non parlano mai di chi è morto, ma fanno vedere una foto di te che quando eri insieme a colui che è deceduto, come grande tributo, no? C'è l'idea di esserci, cioè questo confine appunto tra ciò che è un'esperienza intima, privata, e ciò che è pubblico è venuto meno in questo. Certamente internet, anche se è una cultura mass mediatica, mi viene da dire, internet ci ha messo del suo. E questo è appunto un altro degli aspetti che i ragazzini hanno visto in questi anni. Un altro paio di punti, e poi arrivo al funzionamento degli adolescenti. Primo, da tempo, ben prima dell'avvento di internet, abbiamo assistito alla famosa caduta della comunità educante. Cosa vuol dire? Vuol dire che una volta la società era rappresentata come un luogo a cui avresti più o meno consegnato, volente o nolente, i figli. E quindi nella mente dei genitori l'idea di consegnare la strada, i cortili, i giardini, i passaggi da scuola a casa tua ai figli era un'idea importante, anzi governava la crescita a partire dalla più tenera età. Dai 7 anni in poi, questo è successo nelle metropoli, ma guardate che andando in giro per l'Italia è successo dappertutto, no? Una volta, dai 7 anni in poi, in tardivi 8 anni, quindi massimo al terzo anno delle scuole, oggi chiamate primarie, allora elementari, si tornava a scuola, da scuola da solo. Percorrevi 900 metri, 1 chilometro, anche qui faccio l'esempio della mia vita, uno dovrà far risuonare e andare indietro con la memoria proprio, attraversavi questa città 900 metri in compagnia di un tuo compagno da solo, perché lì era il mondo dove avresti dovuto andare e perché era anche importante socializzare con i tuoi coetanei fuori dal controllo degli adulti. Era prima che gli adulti prendessero il corpo dei figli in nome della paura esterna e lo mettessero sotto sequestro. Erano anni tranquilli? Non lo so. Io erano gli anni di piombo a Milano, strage di Piazza Fontana, morti per strada, percorrevi 900 metri perché l'idea era che i figli fossero di tutti, anzi, forse con qualche esagerazione degli anni 70, i figli degli altri contavano più dei tuoi. Mai mi sarei immaginato di doverli rimpiangere, cosa che invece oggi faccio quando sono praticamente obbligato a litigare con tutti per provare a far sì che mio figlio vada a scuola da solo a partire dai 7 anni, per non dire che sono obbligato ad andarlo a prendere tirando ombrellate ai vicini per farmi riconoscere, se no la maestra non mi consegna mio figlio perché pensa che se no c'è fuori un pedofilo o malintenzionato a portarselo via. Perché percorrevi quello spazio? Perché era fondamentale appunto nella mente degli adulti consegnarti il mondo in cui saresti dovuto andare a vivere un giorno, e non solo a 7-8 anni quindi camminavi da solo col tuo compagno con cui facevi un pezzo di strada e socializzavi, ma poi a 12-13 anni uscivi dalla scuola, allora media, oggi secondaria di primo grado, e andavi in spazi antropologici chiusi anche questi dall'angoscia degli adulti. Si chiamavano cortili o giardinetti, e qualcuno se li ricorderà. Cortili,
dove si combattevano battaglie vere, non quelle di oggi, quando sento dire che i videogiochi fanno diventare violenti. Ma qualcuno si ricorda cosa succedeva nei cortili? Sangue che sgorgava dal corpo di ognuno, si giocava a palla avvelenata, pallonata in faccia alle tue coetanee anche, senza problemi, ginocchia sbucciate, occhi pesti, torture agli animali, cerbottane, fionde, insomma di tutto. Lì sì, il corpo era consegnato, tua madre si affacciava e diceva: dai, sali, devi fare i compiti, c'hai un occhio pesto, un osso rotto, ti devo dare 2 punti di sutura, devi fare il bagno. E tu urlavi: no, sono dipendente dai giochi di cortile, lo ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ricoveratemi, preferisco giocare che salire a casa a fare i compiti e il bagno. E erano epoche ovviamente diverse, mai mi sarei immaginato di doverlo dire, ma oggi chi ha fatto ricerche serie lo sa, le piazze virtuali, le battaglie virtuali non si sono diffuse contro il volere degli adulti, non è stata una rivoluzione dal basso. A qualcuno piace pensare che sia stato l'inventore di Fortnite a scrivere vietato il gioco del pallone e trasformare i cortili in parcheggi per auto, guai se un bambino ci entra, o a chiudere i giardinetti dove oggi possono andare solo i padroni dei cani, anche in occasione del lockdown, solo loro ci possono andare. È stata l'angoscia adulta. Oggi, se sei un preadolescente, vuoi virilizzare il tuo, vuoi mentalizzare il tuo corpo che ha delle tematiche magari virili, o una preadolescente femmina, gli unici spazi che hai per socializzare e giocare fuori dal controllo degli adulti, noi sappiamo che in preadolescenza è necessario, li puoi trovare nelle piazze virtuali. Oggi le piazze virtuali e le battaglie virtuali hanno sostituito quegli spazi che una volta erano fuori dal cortile, nei giardini e nelle panchine, che oggi non possono essere frequentate. Non è stata una rivoluzione dal basso, non è stata contro il volere degli adulti, è stato un cambiamento che ha portato a una diffusione di internet, che poi ci mette il suo, compreso il potere ipnotico dei videogiochi, che ha contribuito a creare questo all'interno del quale si sono diffuse queste pratiche. Non pratiche contro, anzi a volte pratiche a favore. Qui il discorso sarebbe lungo, perché è chiaro che noi continueremo a organizzare esperienze scoutistiche, esperienze laiche o cattoliche, oratoriali, esperienze di sport, perché servono a incanalare, però tutti i dati di ricerca ci dicono che intorno ai 13-14 anni in Italia, da almeno non so quanti decenni, ma comunque si tende a fuoriuscire da questi dispositivi per andare verso esperienze di gioco, socializzazione, sperimentazione di sé fuori dal controllo degli adulti. È sempre stato una necessità, non una trasgressione, una necessità di sperimentare se stessi. Oggi tutto questo è possibile solo virtualmente, fuori non ci sono spazi né luoghi adatti a farlo, anzi, se dei tredicenni vanno in giro, molto spesso, se poi hanno in mano una fionda, gli si minaccia di chiamare gli assistenti sociali o la polizia. Non è che lì si festeggia perché non stanno perdendo tempo a giocando a Call of Duty, GTA 5, Assassin's Creed, Fortnite, Apex Legend o FIFA 2021 con la nuova PlayStation. Ce ne sarebbero altre di questioni, non ho tempo per dilungarmi. Una forse va detta: una società dove si parla troppo di internet e poco di un'altra straordinaria novità che sta già lavorando da diversi anni nella mente dei ragazzi. Queste sono le prime generazioni che crescono, se parlo della procreazione assistita o artificiale, un tema, come sapete, insidiosissimo, ma al di là delle polemiche di cosa pensa ognuno a partire dai propri valori etici, sociali, la questione è questa. Quella che interessa a me è solo questa, devo dirvi. Cosa vuol dire crescere in una società dove per la prima volta puoi avere un figlio nella tua mente senza quella terribile inciampo esperienza di unire i corpi e i liquidi, cioè di fare l'amore o sesso, ognuno lo chiami come vuole? Non è una novità da poco. Queste sono le prime generazioni che crescono con questa idea. Io credo che anche questo abbia contribuito a far sì che oggi del sesso ai ragazzi interessi pochissimo. Perché tutto questo è importante? Perché se tu cresci all'interno di questo contesto, quando arrivano i compiti evolutivi dell'adolescenza, ti trovi a dover far fronte a un funzionamento diverso. E qui entra la questione che a mio avviso è centrale, cioè l'emergenza educativa di questi anni in Italia. Ora capisco che usare questo termine emergenza in pandemia è complicato, però è giusto dirlo. L'emergenza educativa degli ultimi anni in Italia, a mio avviso, è questa. C'è un processo di adultizzazione o di precocizzazione dell'infanzia, a cui segue un'infantilizzazione dell'adolescenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che, come ho provato a spiegare, questi modelli spingono ad anticipare moltissimo l'esperienza. Ad esempio, non ho detto che c'è anche l'anticipazione della pubertà psichica rispetto alla pubertà fisica. I bambini non solo devono essere socializzati, per cui a 10 anni avevano
hanno conosciuto tanti di quei coetanei che io li avevo conosciuti all'ultimo anno dell'università. Ma a 10 anni vanno in giro vestiti da circa 2 anni come andavamo in giro vestiti noi all'ultimo anno dell'università o in tarda adolescenza. Cioè un'anticipazione delle esperienze e a cui hanno contribuito tutti, i miti affettivi familiari, la società, l'idea di potersi esprimere, vicende a mio avviso anche con tanti vantaggi. Se non fosse, non mi preoccupa questo, mi preoccupa che cosa succede quando arriva l'adolescenza, che poi è il tema del nostro incontro. Perché mentre siamo stati in grado di riadattare questi modelli, almeno in parte, anche a scuola in modo significativo, non siamo stati capaci di farlo quando arriva l'adolescenza. Cioè cosa succede? Tu cresci bambino in questo modo, poi arriva l'adolescenza ed è come se si riadaprisse nella mente dell'adulto l'idea che è arrivata l'adolescente di non so quanto tempo fa. Ed ecco che quindi io dovrei essere qui per poter essere più a pilla e vendere più libri, a dire che quel che serve sono le regole, che sono ragazzi sregolati, i no che aiutano a crescere, i limiti e i paletti di cui tutti parlano con l'arrivo dell'adolescenza. Questa la chiamo infantilizzazione. Perché? Perché un conto è continuare a trattare questa questione delle regole, delle norme, dei paletti, che vi pare, se uno psicoterapeuta non è favorevole a un ruolo dell'adulto che argina e contiene, ma un conto è se infili il primo paletto nella mente, come hanno fatto con me, insieme alla prima poppata materna a 6 ore dalla nascita. Un conto è se lo infili a 12-13 anni, quando inizi ad avere un po' di ansia di ruolo o quando vuoi rieditare la stessa scuola secondaria di secondo grado, che praticamente in alcuni casi è come se fosse la stessa di quelli che erano cresciuti appunto nella famiglia normativa, che come sappiamo dava poi vita ai soggetti edipici e non ai soggetti narcisistici che sono gli adolescenti odierni. Cosa vuol dire in poche parole? Così spiego meglio cosa intendo con questa emergenza educativa. È come se i bambini li guardassimo e gli dicessimo: fai questo patto con gli adulti, devi essere espressivo, creativo, cresci collegato al telefonino con tua madre, che è un collegamento importante, non stare mai da solo, credi sempre perché, e vai avanti così. Poi un giorno, intorno a metà settembre, quando si iscrive questo ragazzo o questa ragazza alla scuola secondaria di secondo grado, la mamma lo convoca e gli dice: te lo ricordi quel bel discorso sull'espressività, il vero sé, la creatività, no solitudine? Certo mamma, ho studiato le premesse, perché è noto in letteratura che bisogna realizzarlo in adolescenza. Ma no, mi dispiace, era uno scherzo, è finita. Come è finita? È arrivata l'adolescenza. E chi l'ha detto? L'hanno detto tutti, psicologi, psicoterapia. Ora si fa sul serio. È arrivata l'età della trasgressione. Ma chi trasgredivo? Trasgredivo come poi non trasgredisco? No, ti devo normare. Adesso, da questo momento, è così. Il telefonino te lo sequestra, è una dipendenza. Da oggi ho capito che è una dipendenza. Ti vedo troppo dipendente dai coetanei, frequentali un po' meno. Non essere espressivo, per carità, poi a scuola, se vuoi fare il creativo, praticamente vuol dire che non stai studiando niente. Fai una bella cosa, chiuditi nella tua stanza, se puoi studia 3-4 ore nel silenzio pneumatico, il dolore della solitudine che non hai mai sperimentato, e domani ripeti quello che vogliono sentirsi dire, che lo chiamano, se no ti dicono che hai mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e c'è il rischio che ti bocciano. Ma è una battuta? No, sono serissimo. Vabbè, ti vedo un po' angosciata dai cambiamenti innescati dalla mia pubertà o adolescenza, sarà meglio che mi rivolga agli youtuber, agli influencer e al potere orientativo dei coetanei. Ed è quello che è accaduto. Adolescenti che fanno finta di sottomettersi, ma che profondamente hanno capito che hanno intorno a loro degli adulti un po' troppo preoccupati a gestire le proprie ansie e si sono rivolti verso il potere orientativo di altre agenzie importantissime. Il gruppo dei pari oggi in adolescenza orienta i comportamenti, poi se volete ne parliamo, però non hanno mandato educativo, magari l'hanno evolutivo, no? E quindi facendo perdere autorevolezza, ed è per questo che aumentano gli influencer, appunto non tra i genitori e gli insegnanti, ma tra altre categorie. Colpa di internet, colpa della TV, colpa dei cattivi maestri, in parte sì, ma colpa, se la vogliamo cercare una colpa, ma direi più responsabilità, anche di modelli educativi che faticano ad adattare quello che hanno creato durante l'infanzia, modelli educativi, formativi, con l'adolescenza. Guardate che vale anche per i dispositivi psicosociosanitari, centri di consultazione e psicoterapia, persino alcuni modelli di come funzionano i servizi in Italia nel passaggio dall'infanzia all'adolescenza. Insomma, è un problema generale, no? Abbiamo riadattato, come dire, in molti modi, c'è una cultura sull'infanzia diversa, si fa enormemente fatica ad adattarla all'adolescenza. E la vicenda non funziona, e vi chiedo ancora appunto altri 10 minuti, poi concludo, così abbiamo spazio alle domande. La vicenda non funziona perché? Perché nel frattempo il soggetto, detto adolescente, appunto è diventato diverso.
crescendo all'interno di questi miti affettivi, della famiglia affettiva, di questa società, ha un funzionamento affettivo e relazionale del tutto diverso, cioè non è più trasgressivo. E quindi è inutile trattarlo come se fosse trasgressivo o positivo. È il famoso passaggio, appunto, che ha seguito dalla famiglia, appunto, tradizionale, normativa, affettiva in questo sistema, del soggetto che da edipico nel nostro linguaggio e che quindi aveva un conflitto, cresceva in una società sessuofobica dove non potevi esprimere te stesso, il desiderio, la sessualità, arrivava all'adolescenza e in nome di una colpa che dovevi combattere dovevi confliggere, occupare le scuole, attaccare l'adulto, consumare sostanze in modo positivo e trasgressivo per realizzare te stesso. Oggi i soggetti invece sono narcisisti. Il problema è che non si cresce più per trasgressione ma per delusione, nel senso che il problema centrale dell'adolescente odierno, ed è per questo che meriterebbe un adulto che si identifichi con questo funzionamento, non è più un problema di conflitto con la norma e il superiore, non c'è più niente di trasgressivo in nessun comportamento, c'è una questione che riguarda un ideale dell'io elevatissimo, aspettative straordinarie di riuscita, di successo, di popolarità, che rischiano di crollare con l'arrivo del corpo dell'adolescenza, che ad esempio lo puoi aspettare, iniziare a vestirti a 7-8 anni, ma poi ti arriva quel corpo lì in adolescenza, perché non è che lo scegli su internet, no, te lo dà Dio, madre natura, a seconda di quello a cui credi, ma così è. Oggi si cresce per delusione. Il compito di un adulto davvero autorevole è avere in mente che quell'adolescente crescerà con una voce che non lo farà mai sentire abbastanza bello e popolare rispetto a quello che è il mito affettivo che ha interiorizzato durante una crescita di 12 anni. E essere adulti influenti significa avere a che fare con quell'adolescente, non quello che ti conserva nella mente in base alla tua esperienza o a quello che qualcuno sostiene sulla base di 2-3 figli, ma su una popolazione di adolescenti che ad esempio consuma sostanze, pensate ai cannabinoidi, tutte le ricerche lo dicono, non hanno più nessuna valenza trasgressiva o positiva, sono diventati un'antinoia, un'antitristezza, un antidolorifico, rimangono fuori legge, ma è che contro chi? Come era, no? Come diceva un autore, la canna contro, come la canna di fucile contro il padre autoritario. Tutta valenza così, ma tutti i disagi vanno in quella direzione. Il self-cutting, il taglio delle preadolescenti, è un antidolorifico rispetto a una sensazione di non essere mai sufficientemente belle e popolari, è un lenitivo del dolore, l'aumento, no? Il ritiro sociale, si citava prima, il famoso fenomeno degli hikikomori, no? Ragazzi che non contestano, e invece si chiudono in casa, no? E si suicidano socialmente nel momento in cui dovrebbero nascere socialmente, per non parlare del disturbo della condotta alimentare, che dicevo. Insomma, bisogna essere in grado di capire che il ruolo dell'adulto è quello di essere deluso, sia che sia il docente, sia un insegnante, educare al fallimento queste generazioni, che è il contrario di mortificarle. Lo dico subito perché qualcuno dice che educare al fallimento basta bocciarli e vedrai che capiscono. No, quello funzionava con i soggetti edipici, che poi andavano in ginocchio se li sospendevi o li bocciavi sui ceci e tornavano più normati in nome della colpa. Il soggetto narcisista se ne va, e quindi chi dice che oggi l'autorevolezza adulta passa attraverso voti, sanzioni, norme, non fa altro che alimentare senza volerlo, mi auguro, la dispersione scolastica, che come sapete è un'emergenza italiana da 40 anni, peraltro prevalentemente maschile, sta peggiorando, poi non ne parliamo, in pandemia, o aumentare quei 2.400.000 NEET, che sono i ragazzi che non lavorano né studiano. E parlo prima della pandemia. L'adulto autorevole oggi, ma qui lascio spazio alle domande, poi penso che debba tener conto di questo aspetto. Gli adolescenti di oggi hanno bisogno di adulti che si identifichino con questo funzionamento. Avere in mente che non hanno adolescenti trasgressivi, ma adolescenti che, se fai ricerche, sono convinti di essere cresciuti esattamente come voleva la mamma, il papà, i maestri, e che poi non capiscono questo voltafaccia con l'arrivo dell'adolescenza che li tratta come se fossero dei soggetti edipici, da normare, da mortificare, così capiranno. Quindi, ragazzi a cui serve sempre meno, e questo è stato testimoniato, mi verrebbe da dire alcune cose anche appunto rispetto a questa situazione, ragazzi che hanno bisogno di responsabilità più che controllo, ragazzi che, come sapete, prima del lockdown qualcuno osava dire che addirittura avrebbero invaso le città, avrebbero voluto vedere morire i nonni perché se ne fregavano, cose veramente
drammatiche. Se ci sono generazioni legate ai nonni, sono queste. I nonni li hanno cresciuti mentre noi lavoravamo, quindi addirittura sono ragazzi che quando muore un nonno lo portano in seduta, ne parlano in maniera come mai era successo prima. Quanto sono aumentati i ragazzi che vogliono tatuarsi la data di morte del nonno e la nonna che ha cresciuto sulla pelle, in una sorta di ricordo indelebile. Eppure avrete letto anche voi qualcuno che sostiene che se ne fregano incuranti pur di divertirsi e via dicendo. A questi ragazzi servono degli adulti davvero autorevoli, è questo che intendevamo oggi quando abbiamo provato, allora e oggi lo ribadiamo, credo, no? Almeno io lo ribadisco, questa idea di essere influenti. Servono degli adulti in grado di parlare a ragazzi che con queste caratteristiche si sono anche un po' psicologizzati, perché un conto era crescere col padre autorevole che ti teneva distante, un conto era crescere con la madre identificata con cui ti controidentifichi, e quindi molto più controllo, molto meno controllo e molta più responsabilità, molti meno sermoni ma molto più ascolto, molta capacità degli adulti di non spettacolarizzare il dolore ma di parlarne, compreso affrontare temi come morte, suicidio, che i ragazzi possono affrontare benissimo. Per non parlare dei modelli scolastici, ci lavoro da tanto tempo, penso che sempre di più la scuola dovrebbe avvicinarsi a modelli, anzi andando in di là, verso modelli di più vicini all'università, piuttosto alle scuole di specialità, che modelli scolastici, che a volte, mi sembrano molto infantilizzati. Lasciatemi dire ancora 5 minuti, se secondo Enrico Moratti sono lungo mi fermo, se no alle 7:10 termino, mancano 5 minuti, dire alcune cose su quello che è accaduto durante il lockdown. E fino al vi ricorderete che uno dei decreti più restrittivi, il primo forse è accaduto a cavallo, non ricordo bene, un weekend, comunque era l'8-9 marzo, fino al giorno prima l'intervento adulto autorevole sembrava essere così sintetizzato: impediamo l'ingresso degli smartphone a scuola e limitiamo l'uso del telefonino e soprattutto dei videogiochi il pomeriggio a casa dei ragazzi. Questo sembrava il must dell'intervento educativo autorevole. Io ho partecipato a convegni dove neuroscienziati italiani di fama mondiale sostenevano che anche il suicidio, che è una delle modalità ovviamente in aumento rispetto all'attacco del corpo o del tentato suicidio degli adolescenti, aumentava non per questi aspetti che ho provato a sottolineare, ma per colpa del telefonino. Perché non dormendo la notte, stando davanti alla luce blu, si sa che se dormi meno, il giorno dopo è più probabile che tu voglia rischiare e buttarti sotto un treno a morire. Ora, senza nessuna vergogna, dopo avergli fatto discorsi su questo tipo, basta telefonare, sei un dipendente, la scoliosi, la vitamina D che ti manca, come se non fosse successo niente. Il giorno dopo, dopo quelle dichiarazioni, gli abbiamo detto, ve li ricordate quei discorsi? Sì, era uno scherzo. Adesso vi dovete mettere davanti allo schermo, 5 ore al giorno, si chiama didattica a distanza perché abbiamo chiuso le scuole, e state fermi davanti qua e guai se vi muovete perché improvvisamente internet serve. Coloro che si sono organizzati. Vi ricordo che all'inizio ci sono stati i ragazzi delle terze medie che hanno consegnato le chat di giochi che fino al giorno prima gli insegnanti dicevano essere mortali come unica possibilità che avevano di mantenersi in contatto mentre la scuola si organizzava. Credo che questo lockdown, non è solo questo, abbia smascherato, così come la pandemia, alcune questioni. Detto in altre parole, credo che sarebbe ora di rendersi conto che se c'è una generazione che ha qualche motivo, anzi più generazioni, qualche motivo per scendere in piazza e attaccarci, riprendersi il futuro è questa, invece come vedete sono pacifici. Sapete che alcuni hanno tifato perché seguissero Greta Thunberg, e un po' l'hanno fatto ma in modo pacifico col sostegno dei genitori e degli insegnanti, e adesso qualcuno prova a mettersi davanti alla scuola per dire di aprite, ma zero vera contestazione. Gli abbiamo plastificato il mare, disboscato il pianeta, c'è stata una crisi economica qualche anno fa terribile, ora è arrivato il coronavirus, gli abbiamo sospeso il servizio detto scuola che sta aumentando le diseguaglianze, e ancora oggi sento che il problema dei ragazzi è che avrebbero dei debiti da recuperare a scuola, perché sono stati a casa, addirittura secondo alcuni se la godevano in un anno sabbatico, in questa visione dell'adolescente infantilizzato, manco fosse un bambino o uno stupido o un cane che saliva quando suona la campanella come negli esperimenti di Pavlov o un piccione nella gabbia di Schirri. Sarà meglio che gli adulti inizino a essere davvero autorevoli, cosa che grazie a Dio sta avvenendo, che vi dica, lavoro con dirigenti scolastici, insegnanti che fanno miracoli, che provano in tutti i modi a comprendere che l'ultima cosa da fare è bendare dei ragazzi
cose che ho visto avvenire, no? Durante il lockdown, morti, gente che cantava l'inno d'Italia, però qualcuno in nome del voto fatto a sua santità, voto chiedeva ai ragazzi di bendarsi, no? In un modello sempre più infantilizzante basato sul controllo. Oggi abbiamo la necessità di costruire tutto un sistema scolastico, finita questa pandemia importante, abbiamo bisogno di identificarci con i bisogni di questi ragazzi. Io ne potrei dire molti, ma lascerei lo spazio alle domande. Un'ultima cosa, lasciatemela dire. Oggi la didattica a distanza, perché vedo già qualche domanda riguarderà questo, è trasformata, viene chiamata, come sapete, didattica digitale integrata. Mi sembra un bellissimo nome, penso che sia un'ottima idea e penso che significhi questo. Quando sarà finita questa emergenza, non finirà del tutto, ma cambierà. Spero che un giorno riapriremo tutte le scuole, ma per sempre, e che non le chiuderemo mai più. Vuol dire che finalmente bisognerebbe investire i soldi, va bene, abbiamo dovuto mettere i banchi, poi non li abbiamo fatti andare, ma adesso i soldi servono a investire finalmente, cablare tutte le scuole, soprattutto le secondarie di secondo grado, di primo grado. È stato dimostrato che chi è dietro nella scuola, la scuola che è il baluardo della difesa di chi non ha possibilità, chi non ha possibilità, non ha neanche possibilità digitali e manco di seguire la scuola. Quindi sarebbe ora che le scuole fossero aperte a contrastare lo strapotere dopo dei centri commerciali, con tutto rispetto dei centri commerciali, aperte 7 ore al giorno, notte e giorno, tutti collegati a internet e finalmente fare lezioni in presenza collegati a internet. Non so che cosa si aspetta a valutare i ragazzi, cose che già si poteva fare prima, immaginiamoci oggi a distanza, con internet. Le prove di oggi sono prove in cui i ragazzi devono dire la loro, devono fare prove collegate 6 ore al giorno. Io ho un sogno, lo scrivevo in libri prima del lockdown, ma quando è che ci sarà una prova di maturità in Italia in cui ai ragazzi invece di dire non copiare gli dicono hai tutto internet che vuoi e fammi una bella prova per capire che cosa hai capito? Questo è quello che serve. Servono adulti, ad esempio, in questo caso, ma è uno dei tanti aspetti, ne potrei dire molti altri, che tengano conto di questo. E chi oggi pensa che il problema è il rimanere indietro negli apprendimenti, non riesce a sfruttare che è l'unica possibilità che abbiamo. L'occasione della pandemia è una straordinaria occasione di crescita. È un'occasione che ha dimostrato il fallimento, il dolore, le difficoltà, però si tratta di prenderle e di utilizzarle come esperienza formativa. Se invece davanti a una finta autorevolezza continueremo a dire che il problema che hanno è che copiano su internet e che sono rimasti indietro nella materia disciplina monolitica e che questi 3-4 mesi che riguardano il ritardo nella materia li sconteranno tutta la vita, credo che perderemo ulteriore autorevolezza. Oggi i ragazzi vanno a scuola e torneranno a scuola per avere relazione con i propri insegnanti, per avere relazione con i propri compagni in quell'esperienza unica formativa. C'è necessità che tutto questo avvenga utilizzando internet, educandoli alla saggezza digitale, ma soprattutto facendogli capire quello che loro già sanno. Che un giorno, quando andranno a lavorare, anche questo è importante, se ancora avranno un posto di lavoro, certamente l'adulto non gli chiederà di spegnere internet, gli dirà se ha imparato a usarlo, se ha imparato a capire cosa serve per poi andare avanti e realizzare il proprio sogno e il proprio futuro. Sarà meglio avere in mente che il problema dell'assenza di prospettive future, sia lavorative ma anche personali, è già il problema dell'adolescente. E oggi vivono in un'area di incertezza enorme. E questo richiede che gli adulti facciano gli adulti autorevoli, cioè si identifichino con i loro bisogni e con il loro funzionamento. Se no, continueremo a far finta di essere autorevoli, ma a farlo in nome delle nostre esigenze, cioè a consolare noi stessi, andare a casa e dire sono stato veramente autorevole, ora sì che sono stato bravo, ma l'adolescente percepisce che non è quello che serviva a noi. Termina qui questa puntata speciale di Elettroshock con l'augurio che le riflessioni e anche i consigli che abbiamo ascoltato possano esserci utili. Adesso, se siamo alle prese con figli, ragazzini, ragazzi, adolescenti, insomma, consigli utili per evitare, se possibile, di fare qualche errore di troppo. Grazie a tutti voi per averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.